Allora, buongiorno, grazie a voi che ci seguite, grazie a Andrea Del Monaco, un economista che segue le questioni europee da molto tempo, e grazie a Natale Cucurese del Partito del Sud, Roberto Musacchio, Franco Ferrari, Rosa Rinaldi, della nostra redazione di Transfer. Abbiamo voluto fare un incontro molto rapido, veloce, sull'onda di quello che sta succedendo in Europa, per la creazione e costruzione di una risposta economica alla pandemia. Come Transform Europe, Italia ed Europa, abbiamo lanciato una campagna non MES, perché siamo convinti che quello sia un errore, e così come stiamo lanciando una campagna a favore di un'europeizzazione del debito e quindi dell'impiego di Eurobond e dell'impiego di una BCE che abbia funzioni anche diverse da quelle che ha oggi. Do subito la parola ad Andrea, chiedendo appunto di illustrare la sua idea di intervento da parte dell'Unione Europea. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Intanto la cosa importante da dire, visto che continua Scusami, ti sente molto basso. questa. Meglio ora? Senza Sì, vibrare. avvicinati sì, più possibile al microfono. Allora, intanto la cosa importante da dire è che in queste ore si sta decidendo il futuro dell'Eurozona con un'ipotesi molto negativa. Cioè, il Consiglio europeo, nella sua versione di Ecofin, stanotte tra il 7 e l'8 aprile, ha prodotto un nulla di fatto. Cioè, si è creato un fronte, come era prevedibile, tedeschi, olandesi, austriaci e finlandesi, per il MES contro gli Eurobond. E l'unica cosa positiva in queste ore è che i 9 paesi, l'Italia, la Francia, la Spagna e gli altri 6 che avevano fatto la lettera al presidente Charles Michel per una risposta con gli Eurobond, per ora non si è spaccato. Quindi questo, diciamo, è il primo risultato, cioè non c'è stata una divisione fra i cosiddetti paesi in difficoltà, con un impatto del coronavirus, diciamo, più forte, Italia, Spagna e Francia, che hanno tenuto botta per ora di fronte a, diciamo, agli alfieri dell'austerità sul meccanismo europeo di stabilità, cioè con un'opposizione al meccanismo europeo di stabilità. Ma per far capire anche a chi ci ascolta, perché altrimenti se no sembra una distinzione tecnica, perché il meccanismo europeo di stabilità non funziona come strumento e perché invece è giusto chiedere gli Eurobond? Il meccanismo europeo di stabilità è il terzo strumento salvastati, in realtà salvabanche, che è stato messo in campo dopo la crisi del 2008 all'interno di una serie di diciamo, salvataggi direttamente di banche greche e spagnole, indirettamente di banche francesi e tedesche, che erano creditrici delle banche greche e spagnole e che però ha provocato che cosa? Per la Grecia la sottoscrizione di un memorandum pesante, quindi tagli alla sanità, al welfare complessivo, alla spesa per infrastrutture. E nel contempo anche per la Spagna, per il Portogallo, per Cipro e per l'Irlanda non è che la situazione sia andata molto meglio. Allora, il punto qual è? Che se noi chiediamo liquidità all'Unione Europea tramite il meccanismo europeo di stabilità, dovremo fare negli anni successivi un rientro sul rapporto debito-PIL e quindi dovremmo fare una cura da cavallo a danno dei lavoratori e indirettamente anche del nostro tessuto produttivo e dovremmo ridurre il potere di intervento dello Stato. Altra cosa fondamentale di cui si parla poco è che l'Italia è anche il terzo contribuente netto al meccanismo europeo di
stabilità, e quindi noi ci troveremo di fronte a una situazione paradossale per cui chiederemo un prestito per fronteggiare la crisi del coronavirus al meccanismo europeo di stabilità, ma contemporaneamente dovremmo contribuire a questo prestito, perché le regole del MES, del meccanismo europeo di stabilità, che è un trattato internazionale, sono molto chiare. Nel caso in cui un paese chieda assistenza finanziaria al meccanismo europeo di stabilità, non è esonerato dal dare il suo contributo. Concretamente cosa significa? Che il capitale, diciamo, sottoscritto complessivamente del MES è 700 miliardi, il capitale versato, attenzione ai termini, è 80 miliardi, per l'Italia significa che il capitale sottoscritto è 125 miliardi, il capitale versato è 14, se la matematica non è un'opinione, 125 meno 14 fa 111 miliardi e da regolamento del MES in qualunque momento il Consiglio dei Governatori può chiederci, regolamento vigente, non la proposta di riforma che è in campo, a regolamento vigente il Consiglio dei Governatori del MES può chiederci a noi Italia di versare quei 111 miliardi di differenza tra capitale versato e capitale sottoscritto per farlo funzionare. Come ho spiegato su Huffington Post, chiunque può leggere il mio post no MES che ci fa finire nelle mani della Troica, l'ultimo post mio pubblicato su Huffington Post dove ci sono tutti i conti, quindi il MES sarebbe una sorta di cravatta che ci sto. Domanda ulteriore, perché gli eurobond sono una cosa assolutamente necessaria? Perché per ora, perché l'euro non è una vera moneta, ma è un sistema di cambi fissi? Perché, domanda retorica, l'euro non è il dollaro? Perché banalmente noi abbiamo 19 paesi che hanno l'euro e 19 tassi di interesse e 19 spread. Cioè, c'è lo spread fra i nostri BTP e Bund, c'è lo spread fra i bonus, i titoli spagnoli e il Bund. Analogamente ciò accade con i titoli olandesi. Ma questo che cosa significa? Che un'impresa italiana paga un tasso di interesse più alto rispetto a un'impresa tedesca e una persona che chiede il mutuo in Italia paga un tasso di interesse sul proprio mutuo più alto di un cittadino tedesco. Se verranno emessi gli euro bond sarà l'inizio della fine dello spread, perché sul mercato finanziario si troveranno titoli pubblici emessi dalla BCE con tassi di interesse quasi nulli, se non a zero, come hanno tanti titoli di Stato tedeschi o olandesi, che addirittura in alcuni casi arrivano a tassi negativi. E quindi, finendo, diciamo, l'era dello spread, la Germania non potrà, e l'Olanda e l'Austria non potranno più essere, come dire, disonestamente competitive avendo pur la stessa moneta. Il motivo reale per cui i tedeschi, gli olandesi e gli austriaci non vogliono gli euro bond non è, come viene detto, che non vogliono accollarsi il debito degli italiani, non è che temono che gli italiani non paghino le cedole sul BTP, perché questo fino adesso non è mai accaduto. Il motivo reale per cui si oppongono agli eurobond è che in questo meccanismo, diciamo, di deflazione ordinata per ora dalla Bundesbank e dalla Banca Centrale Olandese e austriaca, loro non possono fare il gioco di politiche deflattive che vanno a scapito dei sistemi produttivi del Sud Europa. E quindi lo scontro che è in atto in questo momento all'Ecofin verte esattamente su questo. Quindi, ricapitolando, il MES sarebbe, e un prestito tramite il MES, una gravata che strozzerebbe, diciamo, l'economia italiana e, attenzione, il futuro potere di intervento dello Stato, perché a noi ci verrebbe chiesto di ridurre il debito nel 2021 e nel 2022 con, diciamo, cure da cavallo. Nel contempo, l'ipotesi degli euro bond, corona bond, comunque vogliamo chiamarli, porrebbe fine alla dittatura dello spread e costringerebbe a politiche di intervento pubblico su base europea.
Questa Grazie Andrea, ti interrompo perché abbiamo capito che il nodo, diciamo, qual è. Volevo sentire anche un po' di reazioni da parte dei nostri interlocutori per poi darti la parola finale. Musacchio, hai, puoi partire. Aspetta, devi aprire il microfono perché... Per favore, perché l'hai chiuso te. Prego. Mi pare che hai inserito un elemento molto importante, che è quello dell'azzeramento dello spread. Ora io volevo chiederti un po', in questo momento abbastanza drammatico, credo che sia evidente che l'impalcatura costruita in questi 30 anni, in questo momento è ostativa a trovare una soluzione, quindi bisogna avere una svolta radicale. Sulla base della situazione esistente, delle normative, come vedi un combinato di intervento tra la possibilità di stampare denaro dalla BCE, un ruolo degli eurobond? Ora, gli eurobond sono normalmente titoli emessi dagli stati, tu parli di titoli emessi dalla BCE, potremmo avere anche una fase in cui sono la BCE che compra i titoli degli stati e la possibilità anche di, diciamo così, intervenire sul debito pregresso, perché non c'è dubbio che anche quello grava, sulla nostra situazione. Grazie, raccogliamo un po' di questioni e chiedo a Rosa Qualcosa? No, di intervenire. Rosa. io sono più interessata ora ad ascoltare, diciamo, non ho domande specifiche da fare. Franco. Sì, solo una sottolineatura. Mi interessava appunto capire questo aspetto della BCE. Fino a che punto, diciamo, la BCE può intervenire in modo illimitato? Perché si dice sostanzialmente la BCE stampa denaro, quindi stampando denaro non ha nessun vincolo. Questo è un dibattito che c'è anche nel fare riferimento fra la BCE e la Federal Reserve americane, quindi può anche dare, come dire, denaro direttamente ai cittadini o alle imprese senza nemmeno passare dallo Stato. Ecco, quindi mi collego a quello che diceva adesso Musacchio per capire meglio fino a che punto diciamo una banca centrale anche anomala come quella europea può dire stampo monete, copro debito fino a che ritengo e qual è, come dire, il limite rispetto all'economia cosiddetta reale della manovra, della capacità di manovra della BCE. Grazie. Natale, se... Sì, grazie. Volevo chiedere, visto che tra l'altro probabilmente avrà letto la lettera che come Laboratorio Sud abbiamo inviato l'altro ieri dalle pagine di Transform, ma oggi dovrebbe essere oggi pomeriggio diffusa anche da Left Online, una lettera aperta al ministro del Sud Provenzano, lettera praticamente che impatta proprio su alcuni di questi aspetti europei, cioè la notizia che è uscita un mese fa, detto dal portavoce della Presidente von der Leyen, che all'interno dello Stato nazionale si potrebbero ridistribuire quei fondi previsti per il Sud, potrebbero eventualmente essere mandati a Nord. Noi abbiamo fatto anche, iniziato anche una raccolta firme contro questa ipotesi che noi riteniamo scellerata, viste le condizioni del Sud. E quindi praticamente a questo aspetto, parliamo di una decina di miliardi di euro, ci aggiunge anche che alcune fonti stampa hanno informato che sul tavolo del Presidente delle Regioni sarebbe pervenuta una comunicazione di Provenzano in cui si chiede di programmare anche le risorse 2014-2020, parliamo in questo caso, voglio dire, delle risorse dell'investimento sulla sanità, specificando che l'eventuale maggiore tributo di risorse aggiuntive delle regioni meridionali all'emergenza coronavirus dovrebbero essere oggetto di una successiva compensazione intertemporale, che avverrebbe attraverso un ristoro premiale di risorse dal Fondo di sviluppo e coesione per le suddette regioni nel ciclo programmazione 2021-2027, da prevedersi nel prossimo documento di economia e finanza e da definire nell'ambito della legge di bilancio 2021.
E quindi voglio dire, bisogna capire se questa notizia è fondata e questa situazione abbastanza drammatica dell'Europa come può ripercuotersi sulle nostre regioni meridionali e se c'è questa possibilità. Grazie. Non so se Andrea ha potuto ascoltare le domande e le questioni poste. Prego, Andrea. Mi sentite? Lontano, ma ti sentiamo. Allora, inizio diciamo dalla fine, dalla questione posta diciamo da Natale, che quella più concreta, poi vengo sulla BCE e l'emissione diciamo in comunità. Allora, allora, per quanto concerne l'ipotesi di fondamentalmente fronteggiare l'emergenza coronavirus usando i programmi, ribadisco, co-finanziati dai fondi europei nel ciclo 2014-2020, che dal punto di vista contabile preciso sulla regola dell'MT3 si concluderà il 31 dicembre 2023, e questo coinvolge sia i programmi co-finanziati dai fondi europei, i principali sono tre: Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e per altro il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale, a cui poi si aggiunge parallelamente nella programmazione il fondo che Natale Cuscorese ha prima ricordato, che è il Fondo Sviluppo e Coesione, un fondo interamente italiano, però programmato insieme ai programmi europei, scusate il gioco di parole, perché il Fondo Sviluppo e Coesione fu creato con un altro nome, che era il Fondo Aree Sottoutilizzate, dalla finanziaria del 2002 dell'allora governo Berlusconi, per creare fondamentalmente un fondo governato dal CIPE, fondamentalmente amministrato della programmazione economica, che avesse una diciamo, ripartizione territoriale che era la seguente: 45% per il mezzogiorno, 15% per il centro-nord, poi variata dal governo Letta in 80-20. Ora, fatta questa premessa, i numeri comunque li trovate nel mio penultimo post su Huffington Post, dal titolo Attenzione allo sceriffo di Nottingham, perché che cosa è accaduto? Che Provenzano ha fatto una lettera alle regioni, Provenzano il ministro del Mezzogiorno che ha la delega per la coesione territoriale, e tra l'altro preciso che Provenzano ha una storia di meridionalista, siciliano è l'ex vice direttore della Fines, che è il principale diciamo, strumento di studio, era il pensatoio diciamo, della Cassa per il Mezzogiorno, quando la Cassa per il Mezzogiorno ha avuto diciamo, anche una storia gloriosa, soprattutto nella sua prima metà. Bene, allora, sinteticamente, 2014-2020, il residuo dei programmi cofinanziati dai tre fondi europei ammonta a quasi 50 miliardi, 49,9. Di questi il 70% va al mezzogiorno. L'ipotesi che è stata fatta da Provenzano, in realtà su pressione dei ministri del nord, è di travasare i soldi a disposizione delle 8 regioni meridionali, mezzogiorno diciamo gramscianamente estese come Puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Molise e Sardegna, dal sud al nord, quindi sconvolgendo il riparto territoriale che vede il 70% circa di quelle risorse di programmi finanziari dei fondi europei dal sud al nord, con la solita diciamo scusa che viene detta, data la lentezza nella programmazione e l'esigenza di risorse fresche, facciamo spendere di fronte alla crisi magari questi soldi della cassa integrazione al nord per altre misure, perché così saranno veloci e in cambio, nella programmazione futura 2021-2027 ci sarà un ristoro sul fondo sviluppo e coesione che verrà dato con una misura compensativa al sud. Ma il problema è non come dire ponibile in questo modo, perché come detto in premessa, il fondo sviluppo e coesione già all'80% è un fondo dedicato al mezzogiorno da legge di stabilità del governo Letta nel 2014. Addirittura, detto
prima nel 2002, quando fu creato il riparto da 85 miliardi, adesso 80. Quindi non si capisce perché di fronte a un sud, e qui mi aggancio una cosa importante sul riparto della spesa pubblica, a dire si ha fatto i conti, oggi la spesa storica a questi numeri, la spesa pubblica. Andrea, perdonami, ti chiedo di essere più breve perché altrimenti non facciamo tempo allora, a dare tutte le... Chiudo su questo, la spesa pubblica pro abitante nel sud è pari a 13.400 euro, la spesa pubblica nel centro nord è pari a 17.000 euro, quindi questo è il divario della spesa storica, se noi facciamo un travaso dal sud al nord aggraviamo questo divario. Rispetto alle altre due domande che hanno posto Roberto e Franco Ferrari. Allora, nella crisi, diciamo, post 2008, tra interventi dell'ultima parte di Trichet e interventi poi di Mario Draghi, sono stati riversati dalla BCE tra quantitative easing e outright monetary transactions 1 e 2, circa 3.000 miliardi di euro. Il problema qual è? Che questi soldi sono andati per o aiutare le banche o aiutare le banche indirettamente per l'acquisto di titoli di Stato. E quindi in termini di, diciamo, sostegno di liquidità a suo tempo il whatever it takes ha fatto, diciamo, un esborso di circa 3.000 miliardi. Chiaramente non è infinito, però è una somma sicuramente cospicua che se la Lagarde mettesse sul piatto con whatever we take, chiaramente diciamo, sarebbe una risposta che ci sottrarrebbe la lettura dello spread. Ultima battuta, la Cassa Depositi e Prestiti italiana potrebbe essere, diciamo, trasformata nella sua versione tedesca. Uno potrebbe chiedersi perché non è stato fatto, semplicemente perché purtroppo noi non ci siamo dotati di uno diciamo di una opera di una tecnica operativa della Cassa Depositi e Prestiti uguale al suo omologo tedesco, che ha fatto sì che la Cassa Depositi e Prestiti di fatto fosse uno strumento di intervento pubblico per salvare aziende in difficoltà tedesche e contribuire al capitale, diciamo, delle casse diciamo rurali e delle banche, diciamo, costruite della banca. Chiudo qua, scusate. Chiaramente se c'è altro rispondo. No, ti ringrazio, dobbiamo chiudere questa puntata, però teniamo aperto chiaramente il canale, vorremmo risentirci e, anche dopo, diciamo, che il Consiglio europeo deciderà quali siano gli strumenti migliori per affrontare la crisi, cosa che al momento ancora non è chiara. Grazie ancora a tutti per aver partecipato e ci sentiamo comunque sul sito, potete trovare tutti i materiali di Andrea e riguardano quello, ciò che riguarda la questione degli Eurobond e MES, e vi do appuntamento sempre sul nostro sito per la prossima intervista. Grazie ancora. Grazie ancora Roberto, scusate per i problemi tecnici. Questo fa parte della quarantena. Ciao, arrivederci.